in occasione della prima settimana della cucina italiana nel mondo, con ben 100 manifestazioni che la società Tantalighieri promuoverà in tutto il pianeta, lunedì 21 novembre a Palazzo Firenze a Roma ha avuto luogo la conferenza Gastronomia e Arti Figurative, Pittura Fiamminga e Pittura Italiana, con l'introduzione di Alessandro Masi, segretario generale della Dante, e Michele Canonica, presidente del Comitato di Parigi. È particolarmente caro in quanto è stato preceduto da un evento, grosso modo sullo stesso tema, che si è svolto a Parigi, dove ho l'onore di presiedere il Comitato della Dante oramai da diversi anni, è stato preceduto da un evento a Parigi nel settembre scorso. Particolarmente sfiziosa l'occasione di portare proprio in una città che è considerata come un tempio della gastronomia internazionale la gastronomia italiana, che ha acquistato una immagine sempre più prestigiosa via via nel tempo, in particolare negli ultimi decenni. Sul tema gastronomia e arti figurative è intervenuto il professor Piero Boccardo, direttore dei musei di Strada Nuova di Genova. Alla metà del Cinquecento, nelle Fiandre, cominciano a venire rappresentate delle cucine come soggetto di quadri. È una novità, prima non si faceva, e inizialmente questo tipo di pittura è un soggetto un po', diciamo, quasi scabroso. In realtà poi un pittore di origini olandesi, ma che è attivo ad Anversa, Peter Ersten, riesce a trasformare quello che era un soggetto mal visto come un bel soggetto, perché lo usa come elemento insieme all'illustrazione di soggetti sacri. Quindi il soggetto sacro nobilita la immagine di cucina. La tipologia di quadro più emblematico in questo senso sono le scene in cui è rappresentato Cristo in casa di Marta e Maria, e la cucina è appunto un elemento di questo tipo di immagine. Questo genere di quadri fiamminghi arriva in Italia attraverso il collezionismo, in particolare i sovrani di Parma e Piacenza, i Farnese, ne sono importatori, e i primi pittori italiani a dimostrare di conoscere in qualche modo questo tipo di quadri fiamminghi sono Jacopo Bassano e Vincenzo Campi, due pittori entrambi di provincia. Quindi quando nel 1625 Bernardo Strozzi dipinge la cuoca, è un soggetto tutto sommato abbastanza nuovo, abbastanza inedito, e la cosa curiosa è che essendo Bernardo Strozzi un religioso, era un frate cappuccino che aveva ottenuto di vivere fuori dal convento per mantenere la madre, quando dicevo Strozzi dipinge la cuoca, finisce poi per incorrere nell'autorità ecclesiastica, nel senso che viene incriminato per aver dipinto soggetti indegni. E questo è abbastanza curioso per la storia delle immagini, pensare che all'inizio del 600 un soggetto che tutto sommato oggi ci sembra del tutto accettabile, anzi castissimo, senza nessun tipo di recondito significato, potesse invece risultare scandaloso.